Andrea Corsini, assessore regionale al turismo Emilia Romagna, dati che dimostrano la crescita turistica della regione, una regione che ha approvato una nuova legge dove al centro c'è il concetto della destinazione turistica. Quali i prossimi passi? Beh, intanto un'ottima stagione turistica, un 2017 che si deve ancora concludere, ma che ci porta diritti verso i 50 milioni di presenze turistiche. Il turismo conta e pesa sempre di più in questa regione, oltre l'11% del prodotto interno lordo, quindi della ricchezza prodotta in regione, è merito appunto del turismo, quindi delle imprese e quindi di tutto l'indotto che si genera sul turismo. Noi abbiamo cambiato la legge regionale introducendo appunto il concetto del territorio come prodotto da promo-commercializzare, quindi non più solo i prodotti sono naturalmente importanti, vanno innovati, vanno qualificati, vanno ricercati nuovi prodotti più esperienziali, più legati appunto a un contatto diretto diciamo con il territorio, ma vanno inseriti all'interno di un contesto più complessivo di valorizzazione del territorio, quindi prodotti integrati col concetto della filiera verticale, quindi la promozione delle destinazioni. Io credo che con la supervisione della PT Servizi e con il tasso di internazionalizzazione che stiamo velocemente aumentando, arrivando vicino al 30%, nei prossimi anni, certo ci sono ancora molte cose da fare, molti passi in avanti, ma credo che ci siano tutte le condizioni perché il turismo possa crescere ulteriormente e diventare sempre di più un fattore di sviluppo fondamentale in questa regione. Il convegno di oggi è stata l'occasione per presentare uno studio di Unioncamere Emilia Romagna. Si parla di turismo invisibile perché il ricercatore Guido Caselli ha sottolineato con il suo staff le potenzialità ancora inespresse. Sì, lo studio di oggi è uno studio approfondito, uno studio dettagliato. Noi non avevamo ancora in questa regione uno strumento di studio, di osservazione, di analisi, e siccome il turismo è una grande industria, ha bisogno, come le altre grandi industrie nazionali e anche regionali, di avere appunto uno strumento che studi il fenomeno, che ci fornisca elementi, dati per le decisioni politiche e anche per ovviamente definire le strategie. Naturalmente in uno studio ci sono cose positive come i numeri, i dati, il peso percentuale del PIL, degli occupati, delle imprese, ma ci sono anche stimoli e anche proposte, se vogliamo, che partono anche da un dato diciamo di critica o di comunque sottovalutazione rispetto al peso e all'importanza che il turismo può avere in questo paese. Da questo punto di vista lo studio del dottor Caselli appunto ci mette di fronte non solo a delle responsabilità ma ci dà degli stimoli importanti per proseguire nel nostro lavoro.